Ciao ragazze! Allora, anche il mio compleanno è arrivato oggi. Il mio compleanno è il 30 aprile, stanno arrivando i miei. Quindi, insomma, mi sono vestita sempre con la maglietta che ho messo ieri, che mi piace molto. E il trucco è questo. Adesso suoneranno sicuramente, però ve lo volevo mostrare. Ho fatto questo trucco qui, Ma tutto è tutto dorato. asciutto? Sì, è tutto asciutto. Non vale. Posso filmare anche io? Dopo filmi tu, oggi Fede vuole filmare. Sì. Niente, aspettiamo che Tra poco arrivano. arrivano. Tra Guarda poco. la porta. Guarda la porta. Ma sotto non penso sia aperto, eh? La Sotto devono porta. suonare nel cortile. E niente, ci vediamo. Ciao. 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 Sono arrivati! Qua c'è nonna. Bellissimo però, E qui è l'obiettivo. Io guardavo questo. No, no, è qua, è qua. E qui, è qui. E qua c'è le pizzette fatte da Belle. papà. Le ha fatte lui, anche i salatini. Ma Guardate che è un brava. È un pasticcere. pasticcere panettiere. E poi È un qua le pasticcione. patatine. Eccoli! Si mette in posa! Non sono abituati alla videocamera. Ma nonna sì, guardate! Auguri, amore! Chi la fa cadere? Quanti sono? Va dal numero. Hai 1,31 m. Chi la fa cadere? Quante? 31. Quindi sei? Vecchia. Però sei bellissima. Ok. E questo l'hai fatto tu? Sì, quello è da parte mia e da nonna Aurora. No, vabbè, di No, di Federico. Ah, solo tuo? Oh, grazie, vieni qua, vieni qua. Questo lo lascio. Ma aspetta, eh. L'ho impacchettato bene. Molto bene, impacchettato benissimo. Lo puoi anche spaccare. No, è un po'. C'è qualcosa di unto. Una pizzetta mi hai messo No. qui, una pizzetta avanzata. Ah, guarda, ha fatto il segno. Ma questo me l'avevi già regalato. Ma quante volte me lo regali? Ricicli? Con l'occhio storpio pure. Vabbè. Questi sono i regali, Si è eh. storto da solo. Vai. Il disegno dei Paw Patrol, ma l'hai fatto tu. Wow. Ma non è colorato. Lo devi disegnare tu. Ah, lo devo fare io. Sì. Ah, grazie. Grazie, lo coloriamo insieme. Già, è vero. E questo è anche da parte mia. Ah, ci hai appiccicato No, il cuore. è da parte tua. È solo da parte tua, mi dicono. È da parte mia. Sì. Solo. Guardi quando sei andato a comprarlo. Eh sì. Oh, no, ho perso il cuoricino. Guarda che bella scatola. Cos'è? Te l'ho regalato io. Ma è bellissimo! Già la scatola mi è una piace. cosa preziosa. Molto. Io quanti sacrifici ho dovuto fare. Mamma mia! Tantissimi! Aspetta, non Ho speso quasi tutti i miei soldi. Amore, hai svuotato il salvadanaio? Quasi tutto! Hai un rene! Guardate una cosa preziosa. Oh, non riesco a tirarlo fuori, sarà anche preziosa, ma. No! Che bello! Con il cuoricino! Hai Grazie! scelto Un proprio altro bene. stampo! Fai con le unghie! Dopo vediamo, Fede. Ma è bellissimo, grazie! Anche questo è tuo, eh? Sì, metti dentro, tutto dentro. Ma è stupendo! È il primo regalo che mi fai! Grazie, amore! E ne ho altri che li ho fatti io. Quali? Tutti quelli che sono in casa. Non ti allargare. Non mi pare. Ce lo prendi, Fede? Aspetta. E poi da qualche parte che si sta cambiando. Non posso? Oh, si sta cambiando, quindi. Non si può, poi c'è Fedino che chiude la porta per farmi entrare, va bene. Ok, allora aspettiamo. È arrivato anche amore.
Cin cin, auguri, auguri, grazie. Questo di chi è? Dall'alto. Da parte mia è da dall'alto, che devo sembrare magra. Da parte mia è da Ricky. Ah, da parte sua. E anche quello da parte mia è da Ricky. Ehi, come tra i 30 e i 40 anni? Miti che le donne tra i 30 e i 40 anni hanno grande sex appeal ed esperienza, il loro fascino è al di sopra di tutto, sanno come fare impazzire gli uomini con la loro esperienza e i loro ritardi. La cellulite non è ancora in agguato ed esplodono di sensualità, non vanno mai lasciate sole, soprattutto con la carta di credito. Oh, che forte! Però Walter! 30-40. Sì, anche carina! Adesso mamma lo apre quello lì. Quindi questo biglietto glielo puoi dare fino ai 40. Esatto! L'ho preso apposta, è così per 10 anni, anzi per 9 anni sono a posto. Ma il regalo l'hai già fatto! Vieni! Spacco tutto, Fede! Spacca tutto! Grazie! Da parte mia! Beh. Perché hai detto che da parte tua di Ricky? Cos'è? Ma Yoshi! Yoshi! Dai, che bello! Oh, vediamo cosa ha scritto buon compleanno! Vediamolo! Di qua c'è Yoshi? Sì, c'è la luce alle spalle, riflette. Sì, ora sì, così sì. Così sì? E poi dietro c'è buon compleanno, sì, col cuoricino. Grazie! Prego! Bravo, Federico, hai scelto bene. Bravo, Fede! È mio! Anche non è la forma di cuore! È una cosa bella, una cosa bella! Mi spiace rompere un coltello? No, Ma va, sfonda tutto! Ah, aspetta, forse ho trovato! Distrutto! Cos'è? Una tovaglia! No, no, no. Tovaglia! Bella! Puoi dare anche cosa può fare? È un po' allegra! Anche tovaglia antimacchia! Non l'apro! Non l'apro, bella però! Quella lì non fa... Se c'è una macchia la puoi sempre pulire. Ecco. Grazie, la posso sempre pulire? Questa la puoi mettere sia col tavolo lungo che col tavolo corto. Però è ritirata. Ah, va bene. Perché è lunga, è lunga. Perché così anche se sia, lo apro ci sta. Ah sì? Ah, la misura è quella. 5, 4, un altro regalo? Ancora? Ma quanti regali ci sono? Un altro lì. Una scritta familiare. Io non ho scritto niente. È molto familiare perché... È da parte di tutti. Ah, nonna Teresa! Sì! Grazie! Da tutti! Teresa è Federico! È Federico! L'unico regalo più bello che c'è! Ecco, penso. Beh, se l'hai scelto tu va bene! Era il più bello! Non ce n'era uno più bello nel negozio! Bello che c'era! Pensa, wow. Pensa un po', quel regalo l'ho trovato al mare! Grazie. Un porta make-up. Olè. L'ho trovato al mare. L'ho trovato al mare. Un po' sotto vicino. Treno, o sotto l'acqua. Mi hanno sequestrato. Cioè sequestrata. È un compleanno ricco. È un compleanno ricco. Fede dice che è un compleanno ricco. Perché ci sono un sacco di righe. Federico mi ha regalato questo braccialetto qua. Ed è stupendo. Della Ops, è bellissimo, stupendo, meraviglioso. Lo devo solo stringere ancora un po'. Si stringe a tutte le misure. Un patatino dolce. E ora mi hanno mandato nell'altra stanza. Probabilmente c'è una torta, secondo me. No, non c'è. Ah, non c'è? Stiamo solo andando un po' qui. Voi ci credete? Mi convince. Sì, davvero, non c'è la torta. Siamo andati solo un po' qui. Happy birthday, baby. Cioè, mi devo filmare alla cieca? Strizza, 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 strizza. Apri. Il classico tanti auguri e tagliamo la testa al toro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. Auguri! Fai vedere la torta. Anche i macaroni. Che bella. Brillantini.
voi. Madonna, intelligente però, è andata su come così. Piano, Fede. Nala, dov'è la palla? Nala, dov'è il gioco? Eccola quel gioco. Eccola. Tutorial di giardinaggio. Adesso mia mamma vi fa vedere come salvare una pianta. Non mi riprendere. Troppo tardi. Ha portato anche le noci. Hai portato le noci per la pianta? Sì, per i gusci, perché è mia mamma. Che ce l'hai? Fai vedere. Un anno. Fai vedere. Che si mettono le noci, i gusci. Ma cosa servono? Sì, per drenare l'acqua. O avere le pietrine. Non lo sapevo. O avere le io sono negata, ragazzi. Ho il pollice nero, io non verde. Ho l'espanso, ma sì. Ho l'espanso, ma l'espanso bisogna comprare il sacchetto. L'espanso. Ci sono tutte quelle pietre che si mettono dentro, perché sì, così respira. Sì, sì, sì. Sta mettendo i guanti, attenzione, attenzione. Io sempre senza guanti, poi gli niente. Iniziando l'intervento. Inizia l'intervento alla pianta. Luigi con la pianta. Ci vogliono due gocce di fertilizzante. No! Io mi nascondo tra le foglie perché così non mi nota nessuno. Vabbè, lì sta solo... Ma così non mi vede. Mi sciando sulla terra. Così non mi vede. Stai facendo un impasto. Cosa combini? E sto... Sto mischiando la terra. Perché è compatta, allora bisogna sbriciolare. Sì, lì era un po' più basso. Andava bene il tuo? Ma lì in via tutto questo vaso? No. Solo la differenza tra quelle abbiamo e misurato il vaso di casa e i doppi mi erano tutti quei centimetri a misurare il vaso, come era largo, come era alto e non c'era qui ci vanno due gocce di soluzione casa la casa. Lui mette fertilizzante ovunque se vedete tante piante crescermi in casa. Ma lo mette davvero? Ma va bene. Aspetta. Mamma mia che paura. No, oddio, ecco il problema che mi la metti a quel vaso. L'ho bagnato 2 giorni fa. E quindi? Sotto se, se sotto c'è la tengo? Radici. Ah, eccola, è uscita. Ero bagnata di lei. Guarda le radici. Ah, ah, madonna, aiuto. Aiuto. Non ce la fanno più. Già, guarda. Però devi allargarla un po', Cioè, sono cresciute. Senti com'è tutta bagnata. Ma l'ho appena bagnata. Ma tu, spalla, tu metti la terra asciutta. Sì, vabbè, fa niente. Tanto questa la devo buttare. Devi allargare un po'. Non importa. Io aggiungerei altre 2 gocce di fertilizzante. Arriva fino sulla il prossimo porta. Vlog, se vi sembra in una foresta amazzonica sapete perché. Ho messo troppo fertilizzante. Lì è l'aiuto chirurgico. Dottoressa Peluche. Assistente. Assistente chirurgo. E poi la terra nuova. Vabbè, però sarà contenta. È bellissima questa pianta. Sì, non è brutta. Agitare e colpire! 1, 2, 3, via! No! Fa delle statue, delle piroette! Sto portando fuori Nala. I miei sono andati via. Sempre una tristezza quando vanno via. E niente. Ora vado su, sistemo un po' di cosine a casa e mi metto in libertà, ovvero in pigiama.